Allora, penso che possiamo iniziare la lezione del professor Guido Ortona. Eh, vi ricordo che mh, intanto do il benvenuto a Guido Ortona che ha accettato con entusiasmo di svolgere questa lezione su un tema eh, di cui lui si occupa da tempo con competenza e passione. Ricordo che è stato professore ordinario di politica economica presso l'Università del Piemonte Orientale dove ha diretto un laboratorio di economia sperimentale. E ricorda anche un particolare che riguarda la sua formazione. È stato allievo di Siro Lombardini a Torino <coughs> e di Giorgio Fuà ad Ancona. Eh, Quest'ultima notazione ha un valore particolare, perché l'Università di Ancona è stato eh, per, un bel, per alcuni anni un centro d'eccellenza, come si dice con grande retorica in Italia, eh, negli studi di economia. Quindi. Una scuola, una scuola di grande, di grande prestigio. È autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche, ve ne ricordo qualcheduna, eh, ad esempio: a Model of Political Business Cycle in a Soviet Type Economy. Eh, che Si trova in un libro curato da, da Frateschi, eh, intitolato Fluctuations and the Cycles. In socialist Economist Brower 1989 ha pubblicato un, un testo di economia del comportamento xenofobo molto, molto importante, diciamo molto interessante per questa commissione di economia, economia e comportamento politico, eh, diciamo civile, UTET eh, 2002. Comparison of Electoral Systems, Simulative and Game Theoretical Approaches con Fagnelli in un volume collettaneo a cura di Simeone e altri nel volume dal titolo Mathematics and Democracy Springer 2006. Vi ricordo almeno un saggio, diciamo, alla nostra portata, eh, è già diciamo eh, è suggestivo nel titolo, a proposito del capitale nel ventunesimo secolo di Thomas Piketty, eh, pubblicato sui quaderni storici nel 2015. Ed è anche questo, è, diciamo, lo voglio ricordare perché fa parte della versatilità del. Del personaggio, dello studioso e dell'intellettuale, autore di un romanzo di argomento economico che si intitola I buoni del tesoro contro i cattivi del tesoro. Eh, qui si rivela eh, l'umorismo del personaggio, la Biblioteca del Vascello 2014. Allora, due parole sul tema di questa sera. Quello della pubblica amministrazione è un uh, un problema storico della, eh, del, nostro, del nostro paese per diversi aspetti. Non solo oggi, per il suo sottodimensionamento che, che rende la macchina pubblica inefficiente, ma perché mh, è stato a lungo caratterizzato da disordine e inefficienza organizzativa, no? uno, uno, una caratteristica che permane e pesa ancora. Eh, caratterizzata da una squilibrata distribuzione territoriale della, della pubblica amministrazione, da un invecchiamento e una scarsa qualità professionale del personale, del personale che occupa i posti della pubblica amministrazione <ride> e, vari, e vari altri eh, problemi. E naturalmente su questi problemi storici è piombato come una come una tempesta, eh, l'apertura eh, diciamo della eh, retorica, della cultura, della, anche della teoria neoliberista, eh, che è stata inaugurata diciamo, a livello politico. Poi c'è dietro, come sapete, eh, anche un'autorevole eh, elaborazione teorico-culturale, da, da Ronald Reagan il Presidente degli Stati Uniti che all'atto del suo insediamento nel 1981 disse, eh, pronunciò la fatidica fase, lo Stato no, non è la soluzione, lo Stato è il problema. È stata la prima volta che un capo di Stato ha, si è espresso così apertamente contro l'istituzione che rappresentava. Allora, eh, quindi, se lo Stato è un problema, bisogna lasciare agli appetiti privati a provvedere alla produzione della ricchezza e alla sua distribuzione. E noi abbiamo avuto poi eh, gli anni in cui viviamo di eh, disuguaglianze laceranti eh, sia eh, sul piano, diciamo, dei ceti eh, che dei territori. Alla... Diciamo al disordine internazionale e a tutto quello, tutto quello che conoscete. Una, eh, prima di passare la parola alla, mh, a, a Guido Ortona, che naturalmente non si limiterà alle lamentele che io sto svolgendo adesso, ma eh, darà, offrirà una documentata proposta e delle soluzioni realistiche, io perciò l'ho chiamato perché conosco questi suoi studi e mm, voglio dire voglio darvi un'idea del eh, diciamo di quello che ha rappresentato, no? Con un, con un paio di esempi concreti, soprattutto con un esempio concreto, quello che ha rappresentato eh, sia a livello centrale sia a livello periferico eh, questa, eh, no? questo progressivo smantellamento della funzione dell'amministrazione dell pubblica. Eh, noi abbiamo, abbiamo avuto con diciamo, il fenomeno messo in atto dalla, dalle pubbliche amministrazioni, per esempio nei musei, nelle biblioteche, ehm, dell'esternalizzazione eh, di, di alcuni servizi, per cui eh, alcune funzioni diciamo, sono state affidate a privati che hanno utilizzato, utilizzato manodopera precaria, i nostri ragazzi pagati due soldi con contratti temporanei. In questo modo abbiamo avuto il fenomeno di quello che io definirei il caporalato di, di Stato. Poi, per darvi la misura del giudicolo, un'esperienza personale. Io quest'estate sono stato in Calabria nel villaggio dove di solito trascorro le mie vacanze al mare e nella strada vicino a dove eh, abitavo eh, c'era una lampadina rotta una lampadina di un fanale eh, di un lampione pubblico eh, mh, che quindi eh, lasciava al buio la sera eh, la strada eh, ho telefonato più volte al comune e mi è stato promesso un pronto intervento è passata l'estate e la lampadina è rimasta rotta alla fine dell'estate io ho scoperto perché era accaduto questo. Perché il comune non aveva più un suo tecnico eh, da mandare con una scala e cambiare la lampadina. Perché questo servizio era stato esternalizzato a una ditta esterna. Era stato fatto l'appalto per questi lavori diciamo, di manutenzione ordinaria e di pochissima spesa ed era, andato, ed era andato deserto. Per cui il servizio al cittadino che paga le tasse, e tra l'altro chi... Diciamo, chi chi è nel villaggio di Copanello, per dire il nome esatto del luogo, eh, paga molte più tasse di chi vive eh, nel, nel comune da cui dipende quel villaggio, eh, è stato privato di un servizio che gli era, che gli era dovuto. Ecco, eh, diciamo, anche eh, in questo episodio, minimo e ridicolo, si vede, si vede la, eh, diciamo, la fallacia di un'ideologia che ha prodotto eh, più danni eh, nel mondo contemporaneo, nel mondo capitalistico contemporaneo, di ogni altra iniziativa, escluse eh, quelle delle due guerre mondiali. Grazie, do la parola a Guido Ortona e eh, lo ringrazio ancora mh, per, la, per essere eh, con noi questa sera. Grazie. Eh... Provo a condividere lo schermo perché seguirò delle slides, vediamo se la cosa funziona. Eh, condividi. Allora. Va bene, vedete le, le, la prima slide? Qualcuno può rispondermi? Sì, se... è visibile, è visibile. Penso... Allora, eh, eh, grazie per l'attenzione. Eh, io presenterò il, uh, lo stato di avanzamenti e i risultati di una ricerca che, insieme a col vari colleghi, stiamo conducendo da qualche anno e mi limiterò a questo, cioè mi limiterò a quello che posso dire sulla base di questa ricerca che, come vedrete, non è poco, visto che in bibliografia sono stati indicati dei testi più generali, eh, per cui Cassese, Melis e un altro, io presumo siano interessanti, ma io personalmente non li conosco e quindi non, non farò riferimento ad essi. Eh, non è sei tenuto, tutto... quella è una, mm, è una bibliografia sì. di orientamento generale. Benissimo, eh, credo che siano interessanti, quindi li leggerò. Eh, ehm, dicevo. Eh, la nostra ricerca porta a questo risultato. Se si vuole che lo Stato funzioni bene, occorre un enorme aumento. Sottolineo, enorme aumento del suo personale, e questo è agevolmente realizzabile. Ora, eh, può essere utile vedere la stessa cosa al contrario: cioè, senza un enorme aumento del personale, lo Stato non può funzionare bene. E se non si realizza questo aumento, questo aumento. È agevolmente realizzabile e perché non si vuole realizzarlo andiamo avanti eh, vabbè, qui eh, questo è il eh, gruppo di studi immagino che queste slide poi verranno diffuse in qualche modo suppongo eh, o no eh, comunque vabbè eh, questi sono i componenti di questo gruppo di studi è abbastanza eh, numeroso sono sociologi ed economisti di tre università e, eh, e questo questa ricerca. Nella fase attuale di questa ricerca verrà presentata in un numero monografico dei quaderni di rassegna sindacale. però l'articolo su cui baso questa questa presentazione, se interessa qualcuno, che insomma, è abbastanza ampio, eh, può essere richiesta a me, eh, se mi serve mi cura mandarglielo. Eh, se avete. Qualche chiarimento da chiedere, è meglio magari chiederlo durante la presentazione per evitare poi di portarsi dietro degli equivoci, mentre invece è meglio lasciare per il dibattito finale le considerazioni e i commenti più generali. Perché la nostra proposta è l'assunzione di circa un milione di pubblici dipendenti, più o meno un terzo dello stock attuale naturalmente in aggiunta allo stock attuale non in sostituzione di un milione di persone che vanno via eh, un, un milione è una cifra tonda ovviamente in ordine di grandezza eh, molto insufficiente a farci recuperare il, il divario con i paesi più avanzati come si usa dire eh, ma proprio per questo eh, squadre, quindi è un aumento limitato ma coerente con alcune considerazioni di natura fiscale che farò più avanti. Però il fatto stesso che sia ampiamente insufficiente dimostra come sia necessario, perché se non assumiamo nemmeno un milione di pubblici dipendenti aggiuntivi, non, non cominciamo nemmeno a recuperare il vero ritardo rispetto ai pesi più avanzati, che è circa il doppio di questa cifra. La prima parte della proposta è questa, assumere circa un milione di pubblici dipendenti. La seconda parte è il finanziamento. Noi proponiamo che questo, queste assunzioni debbano essere finanziate con un'imposta straordinaria di solidarietà sulla ricchezza finanziaria, quindi sulla sola ricchezza finanziaria e non su quella immobiliare. Più avanti in questa presentazione spiegherò perché. E, vabbè, questo è lo schema della presentazione perché sono, queste assunzioni sono necessarie, dove e come effettuarle, come possono essere finanziate, vantaggi e critiche, considerazioni politiche e slide di conclusione. Allora, eh, che manchi il personale della pubblica amministrazione eh, lo vediamo tutti i giorni, eh, lo sperimentiamo personalmente, come ha detto prima eh, Bevi d'acqua e eh, 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 lo leggiamo sui giornali, su... Eh, su documenti vari di natura politica e sindacale, sappiamo tutti che manca il personale nella sanità nella tutela dell'ambiente destinato alla tutela dell'ambiente, gli ispettori del lavoro non parliamo nel contenzioso fiscale che si trascina molto a lungo, eccetera. Esistono numerosi dati di settore, documenti di categoria. Attualmente sto lavorando su un documento dell'Associazione degli Assistenti Sociali, per esempio. Eh, che documentano questa carenza di personale, eh, c'è un dato fondamentale che eh, eh, di solito non solo viene non, vi solito non viene solo trascurato, ma addirittura capovolto, c'è cioè enorme carenza di impiegati amministrativi, i famosi travetti che non piacciono a brunetta, e che sono evidentemente intuitivamente intuitivamente. Una fondamentale struttura portante dell'amministrazione. Senza impiegati amministrativi non si fa nulla. E vedremo fra un attimo i dati. Comunque, il nostro approccio, invece, si basa su confronti internazionali, cioè sulla valutazione del ritardo dell'Italia rispetto ai paesi più evoluti riguardo alle dimensioni del settore pubblico. Ehm, Questi sono i dati, non sono sicuro che riusciate a leggerli adeguatamente, quindi il dato fondamentale è quello della eh, colonna 5, quella eh, in grassetto, che è il numero di pubblici dipendenti per mille abitanti a confronto con alcuni paesi. In Italia sono Scusa, Guido, ma le devi Beh... fare scorrere le slide perché siamo rimasti alla prima. Adesso me lo dici? Cioè io, io, io le vedo scorrere, le ho viste scorrere. No. <ride> sì. Scusa, onestamente eh, però, cioè io adesso sono alla slide numero sette, eh, eh, aspetta, eh, però a questo punto devo uscire dalla presentazione e mettere... aspetta, eh, eh, allora, vediamo un po'. Eh. Adesso che, che slide vedi? Adesso? Sempre la prima? Qualcuno mi risponde? Bene. Dunque, adesso che vedi sempre, adesso vedi la prima slide, immagino. Occorre che qualcuno mi risponda, se no non posso continuare. Apri. Bene, il... bene. Adesso, adesso vedi la prima? Sì, la prima. E adesso la seconda. No, questa è la tua. Ah, sì, questa è la base di un progetto su cui sì, lavoro. Vedi, sì. ecco. Allora, eh, vado avanti. Eh, questa è la terza. Sì, Queste sono tutte cose che ho praticamente anche letto, quindi è inutile che ci torniamo sopra. Eh, eh, invece arrivo direttamente a, ai dati, quindi a questa che. Eh, la allora, presentazione della diapositiva corrente. Ecco. Mm. Eh, allora eh, non so se riuscite. Cioè, adesso compare la slide perché le assunzioni sono necessarie. Due, vero? No. Eh? Che, che slide vedi? No. Eh, apri il microfono la 2 dipendente del settore pubblico eh. sì, benissimo allora, allora posso commentare questa eh, sì. il dato fondamentale quello dell'ultima colonna che sono i ehm, eh, pubblici dipendenti per mille abitanti e in Italia ce ne abbiamo 57,57 ne abbiamo ,57, che è un dato molto inferiore a quello di Francia, Regno Unito, eh, Stati Uniti, non parliamo della Svezia, ed è simile a quello tedesco, ma questo dato, come vedremo, è fuorviante. Eh, eh, questi dati, eh, come dire, chiariamo il significato in questo modo. Per avere lo stesso rapporto, lo stesso numero di pubblici dipendenti per mille abitanti, che c'è in Francia, per fare un esempio, eh, occorrebbe passare a circa 5 milioni 300 mila pubblici dipendenti, quindi con un aumento del 63% su quelli che sono attuali, che, su quello che adesso è il numero di pubblici dipendenti. Ora, adesso provo a passare alla slide successiva. sono usciti, vedete perché le assunzioni sono necessarie tre o no? puoi dirmi che cosa che slide vedi in questo momento e, e ancora le sono le assunzioni allora devo Di, uscire dipendente del settore pubblico la, la scheda statistica deve andare oltre sì eh, allora devo interrompere la condivisione e riprenderla aspetta eh, condividi schermo eh, eccola qua condividi Ecco, adesso vedi quello che si chiama Perché le assunzioni sono necessarie? Tre va bene. Sì, allora un'obiezione che può essere fatta è che magari i pubblici dipendenti in Italia sono così pochi perché si è molto esternalizzato, cioè sono affidati come nell'esempio citato. A differenza di altri paesi, i servizi vengono fatti lo stesso, ma da privati invece che dal settore pubblico. Non è così. Se noi guardiamo il numero totale di addetti pubblici, privati o cooperativi dedicati, destinati, impiegati nella produzione di, di servizi tipicamente pubblici, in settori tipicamente pubblici, che sono le cosiddette utilities, acqua, gas, elettricità, la pubblica amministrazione in senso stretto, la sanità, l'assistenza e ho dimenticato di scrivere l'istruzione. Eh, quindi settori che normalmente sono in buona parte forniti dal settore pubblico. Abbiamo che in Italia abbiamo 84 dipendenti addetti al settore pubblico per mille abitanti, che è la cifra molto inferiore a quella di paesi in cui ci confrontiamo e in particolare molto inferiore alla Germania. Questa discrepanza con la Germania, che prima non c'era e adesso compare, dipende dal fatto che. In Germania il sistema sanitario opera mediante il finanziamento da parte dello Stato a eh, strutture ospedaliere private e quindi eh, i dipendenti pubblici sono meno numerosi, ma eh, il numero di addetti alla produzione di servizi pubblici è molto più cioè Sono eh, numerosi quasi come in Italia, ma invece il numero totale di dipendenti è molto più elevato. E in particolare. La colonna 4 è interessante perché sono i famosi travetti, cioè gli impiegati addetti alla pubblica amministrazione in senso stretto, quindi non sanità, assistenza, eccetera, eccetera. In Italia sono 20 per 1000 abitanti, che è una cifra, come dire, clamorosamente inferiore a quella dei paesi con cui siamo soliti confrontarci. Um, una parentesi, non facciamo affidamento su PNRR. Eh, il governo prevede di effettuare previsioni sono di circa quasi 800.000 assunzioni, un po' meno quasi 800.000 era la cifra detta a suo tempo da Brunetta, però la maggior parte di queste assunzioni tra il 2023 e il 2027 che quindi incorporano anche le assunzioni da PNRR sono per lo più eh, destinate alla sostituzione del personale che va in pensione. L'aumento netto è minuscolo, circa l'1,9%. E, e ora, eh, qui c'è dire una cosa eh, eh, banale, ma che va contro molte cose che vengono dette sui giornali. Cioè, eh, non, si, non possiamo illuderci che, sia, mh, che si possa risolvere il problema della mancata della scarsa produzione della pubblica amministrazione mediante la maggiore informatizzazione, il ricorso a nuove tecnologie, eccetera. Perché i paesi con cui ci confrontiamo e, e, e che, sono, che hanno un numero di dipendenti molto maggiore, e sono anche molto più avanti di noi per quanto riguarda l'informatizzazione e l'uso di tecnologie informatiche. Quindi l'idea che invece di aumentare il numero di dipendenti, basta aumentare il numero di computer, è, è ridicola, che ovviamente non vuol dire che non sia utile una maggiore informatizzazione. Una parentesi, questo sottodimensionamento per un paio di milioni di persone rispetto ai paesi più avanzati del settore pubblico e come conseguenza della produzione di servizi pubblici, eh, ovviamente effetti sulla disoccupazione abbiamo provato a fare questo esercizio controfattuale cioè eh, quale sarebbe il tasso di disoccupazione nei paesi che compaiono in tabella con cui ci confrontiamo eh, se il numero di pubblici di, di addetti alla produzione di servizi pubblici per mille abitanti fosse lo stesso che c'è in italia e, e salta fuori questo che mentre nella prima colonna il tasso di disoccupazione italiano è superiore a quello degli tre paesi a confronto se questi paesi avessero la stessa dotazione per mille abitanti di addetti alla produzione di servizi pubblici avrebbero un tasso di disoccupazione molto superiore a quello italiano il che eh, vuol dire questo che L'idea che si possa ridurre drasticamente la disoccupazione in Italia operando solo sul settore privato è, è sbagliata, nel senso che i, i paesi che hanno la minore disoccupazione operano sul settore pubblico. Tra l'altro, è bene ricordare, per chi eh, non lo sapesse, che il tasso di disoccupazione italiano rispetto a quello di altri paesi è fortemente sottovalutato. Perché il tasso di disoccupazione è eh, il rapporto tra persone che non lavorano e persone che vorrebbero lavorare o lavorano. Ora, le persone che vorrebbero lavorare in Italia, il tasso di attività è particolarmente basso. La famosa questione del lavoratore scoraggiato. Cioè, in Italia, eh, se non ricordo le cifre precise, comunque rispetto ad altri paesi, paesi che. Questa tabella, per esempio, eh, la somma lavoratori, che, persone che lavorano, più persone che non lavorano, ma vorrebbero lavorare, è molto più bassa rispetto appunto a questi paesi. E, una seconda parentesi è il paradosso dei laureati. Il paradosso dei laureati consiste in questo. Eh, in Italia abbiamo pochissimi laureati. Nella classe d'età 25-34, fra i 29 paesi europei considerati nell'annuario di della classe dell'OCDE, l'Italia è il paese che ha la più bassa percentuale di laureati, 29% contro una media non ponderata che fra tutti i paesi, OCD, non solo europei il 47%. Se ha pochi laureati, dovrebbe avere anche pochi laureati disoccupati. Invece no, ha il più alto tasso di inattività. C'è laureati che non lavorano. Alla pari con la Repubblica Ceca, sempre in Europa, 21% contro il Medioc del 9%. Ora, eh, da cosa è dovuto questo eh, questo, eh, questo paradosso? È dovuto proprio alla mancanza di eh, addetti alla pubblica amministrazione, che in tutti i paesi è il principale datore di lavoro per i laureati, perché si occupa di sanità, di istruzione e, e di amministrazione in senso stretto, e di servizi sociali, che sono i settori che coprono maggiormente i laureati. Anche qua ci sono i soliti luoghi comuni che spesso i giornali diffondono senza controllare la loro validità, per cui gli italiani sarebbero, i laureati italiani sarebbero più disoccupati degli altri perché si laureano nelle materie sbagliate, cioè invece di studiare ingegneria studiano lettere. E nel documento, da cui, nel lungo articolo di cui trago queste slides, sono riportati i fatti che smentiscono questa interpretazione, dei dati che smentiscono questa interpretazione, però c'è un dato aneddotico che... Eh, anzi, due che lo smentiscono in modo immediato. Il primo è che l'Italia, ed è una cosa a mio avviso molto grave, eh, esporta laureati. Circa l'8% dei laureati in Italia ogni anno vanno a lavorare all'estero, sono circa 28.000 persone. Quindi, e ovviamente, sono i laureati migliori che se ne vanno. Noi produciamo ingegneri. E, economisti anche ma produciamo buoni laureati e poi per l'8% li mandiamo via e, a contrario se fosse vero che l'italia si laurea nelle materie sbagliate saremmo grandi importatori netti di laureati nelle materie giuste invece li esportiamo il che vuol dire che l'italia non trova lavoro il che vuol dire che la l'esplicazione sono disoccupati perché si laureano nelle materie sbagliate e sbagliate andiamo avanti ehm, dove e come effettuare le assunzioni ehm, scusate non sono stata una ehm, qua. Ehm, in realtà noi non sappiamo dove andrebbero effettuate le assunzioni perché questo richiede un lavoro di ricerca che non siamo in grado di fare noi possiamo solo dire a livello generale a livello macroeconomico che Manca del personale. Possiamo eh, spingersi fino a indicare quelli che secondo noi dovrebbero essere i criteri a cui attenersi per effettuare queste assunzioni. Eh, in particolare, adesso vado un po' veloce eh, per motivi di tempo: eh, ci sembra che le assunzioni dovrebbero essere fatte tenendo conto di alcuni. alcuni eh, aspetti uno che dovrebbero essere fatte là dove queste assunzioni sono particolarmente utili per lo sviluppo dell'economia dove eh, eh, in, in quei settori in cui l'attivazione va eh, soprattutto eh, all'attivazione dell'economia eh, interna e non sull'estero devono essere ovviamente eh, non sostitutive di una razionalizzazione dell'uso delle risorse umane. In altri termini, più in generale, la riforma della pubblica amministrazione deve essere accompagnata da un aumento consistente del personale. Ma questo aumento consistente non è in alternativa alla riforma della pubblica amministrazione, sono due aspetti complementari. E, eh, inoltre, eh, Andrebbero effettuati là dove c'è una maggiore offerta potenziale di laureati, di, eh, di, di persone da assumere, che saranno per lo più laureati, come abbiamo visto, dove eh, i costi fissi di assunzione sono più bassi, in alcuni settori i costi fissi connessi a un posto di lavoro aggiuntivo sono mh, praticamente nulli, come nella scuola per esempio, in altri sono più alti, bisogna tenerne conto. Notate che il macino a cui attingere, dove trovare questo milione di persone da assumere, eh, non sono i, i disoccupati, ma soprattutto i sottooccupati, quelli che svolgono un lavoro inferiore alla loro mansione e che sarebbero contenti di svolgere il loro lavoro presso la pubblica amministrazione. Una ricerca che abbiamo in corso a Torino sta dando... Eh, a livello locale, l'indicazione che effettivamente il lavoro nella pubblica amministrazione è abbastanza ambito, ehm, soprattutto la raccolta dei fondi necessari di cui, cui ho accennato deve essere non conflittuale. Cioè, questo piano, questo, questo piano di assunzioni eh, serve ad affrontare alcuni problemi seri della eh, società italiana e va finanziato con. Un'imposta di solidarietà richiesta ai, a chi, essenzialmente a chi può permettersi di pagarla, e, eh, e a livello politico, a nostro avviso, è proprio questo aspetto solidaristico che si dovrebbe eh, puntare. Tra l'altro, parentesi, c'è molta letteratura sociologica ed economica, eh, anche sperimentale, che insomma, eh, afferma che la disponibilità alla solidarietà. È di solito molto elevata e più elevata di quello che eh, spesso i media suggeriscono. Eh, veniamo allora al punto fondamentale. Come finanziare questo piano di assunzioni? Eh, sono possibili diversi scenari essenzialmente, eh, quanto cioè, sono tre parametri che sono implicati: c'è cioè il numero di persone che si vogliono assumere, eh, la retribuzione che eh, ogni nuovo addetto deve ricevere l'aliquota fiscale che si vuole adottare per il finanziamento. In questo scenario, nel nostro scenario di base, diciamo, è di assegnare come retribuzione quella di un insegnante laureato, quindi della scuola media di prima nomina, il che porterebbe a un costo di circa 26 miliardi per un milione di nuove assunzioni, 26 miliardi compresi i contributi, ma al netto dell'IRPEF, perché l'IRPEF sarebbe appunto una partita di giro. Eh, dicevo, una imposta di solidarietà sulla sola ricchezza finanziaria, quindi non su quella globale, quindi escludendo quella immobiliare, la ricchezza finanziaria... Escludendo le casse, diciamo. Eh. Escludendo le casse, esatto. Eh, La ricchezza finanziaria è di circa 5 mila miliardi, come dire, per, per farci un'idea di questo valore, circa due volte e mezzo di più di un anno e circa metà della ricchezza totale. L'altra metà eh, sono le case. Beh, è cresciuto, eh? Insomma, è di più. Sì, ma fluttua abbastanza, non molto, ma un po' fluttua. Eh, quindi insomma, mi viene comoda questa cifra tonda che. È vero, sta aumentando adesso, credo che sia sui 5200 miliardi attualmente. Però eh, qui ci interessa un ordine di grandezza. Certamente, certo. i 6 miliardi corrispondono allo 0,52% di, eh, di questa somma. Ora, eh, eh, in realtà, eh, scusate, noi preferiremmo. Per ovvi motivi, direi non un'imposta proporzionale dello 0,52%, ma un'imposta come l'IRPEF, con aliquote progressive e una quota esente. Il nostro scenario base, che però ha richiesto un po' di, è scritto sotto in piccolo: non è importante, un po' di assunzioni sui dati che qui disponiamo, che, che riguardano la distribuzione della ricchezza, ma la distribuzione della ricchezza. Totale sono un po' vecchi, quindi le cifre che compaiono nella prima parte della diapositiva eh, sono di nuovo un ordine di grandezza. È sicuramente giusto come in linea generale, ma le cifre esatte non è, eh, molto probabilmente non lo sono. Comunque, in questo scenario, eh, noi suggeriamo una liquida dell'1% con una quota esente di 190.000 euro. E siccome, eh, come in molti paesi in Italia, un po' meno che altrove, forse la ricchezza è molto concentrata, questo, eh, questa quota esente di 190.000 euro esonererebbe del contributo circa l'80% delle famiglie. E, eh, per fare un esempio numerico, chi avesse in banca, oppure come titoli finanziari, 300.000 euro, che non sono affatto bruscolini evidentemente, pagherebbe però un bruscolino, cioè 1.072 euro. E chi avesse 200.000 euro, che di nuovo non sono bruscolini, eh, l'80% di famiglia ha di meno, pagherebbe 72 euro. Allora questo è un punto fondamentale, cioè per assumere un milione di eh, nuovi addetti nella pubblica amministrazione il costo, il contributo che si richiede ai contribuenti secondo questo schema è piccolissimo. Eh, è, viene quasi, come dire, far arrabbiare pensare che, chiedendo cifre di questo genere, ai contribuenti più ricchi si potrebbe assumere un milione di dare un lavoro a un milione di giovani occupati e sottooccupati, e c'è gente che dice che non si può perché non si può parlare di patrimoniale. Eh, avanti. Eh, perché la sua ricchezza finanziaria? Eh, I motivi sono questi. In primo luogo perché eh, è molto difficile se non impossibile evadere o deludere un'imposta sulla ricchezza finanziaria. Eh, nel senso che l'unico modo che avrebbe cioè se l'imposta è, è imposta sui cittadini italiani ovunque sia la loro ricchezza, come è agevole fare, come eh, già, già viene fatto con l'imposta di bollo, che è peraltro è piccolissima. L'unico modo per evitare di pagare questa imposta sarebbe cambiare cittadinanza, il che oso pensare che nessuno lo farebbe per evitare cifre, quali quelli indicati più sopra, o l'ha già fatto, oppure eh, non lo farebbe, una cifra così, così minuta. Tenete conto che quella cifra si riferisce alla ricchezza ufficiale, quella che la Banca d'Italia sa dov'è, quindi non a quella in nero. I costi di esazione sono praticamente nulli, sia per lo Stato che per il contribuente, mentre invece un'eventuale imposta sull'abitazione comporta dei costi di esazione notevoli. Eh, bisogna valutare in differenza... Eh, Bisogna avere un catastro che funzioni, ma anche quando funziona bisogna valutare il diverso valore dell'abitazione in funzione di caratteristiche che non risultano dal catastro come il silenzio, la bellezza e altre cose del genere. E probabilmente in, 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 i contribuenti preferirebbero, quindi sarebbero meglio disposti verso un'imposta. Una piccola imposta di solidarietà sul patrimonio che non un'imposta sul reddito. Il motivo è che facilmente questi valori così piccoli del, del contributo sarebbero pagati sottraendo qualcosa alla cifra che uno tiene in banca a scopo precauzionale. Quindi, come dire, la riduzione. La, la, L'effetto di danneggiamento delle abitudini di comportamento economico sarebbe minuscolo, mentre invece, invece un'imposta sul reddito, un aumento dell'imposta sul reddito, ha conseguenze più serie per il contribuente. Le famose tasche degli italiani, no? Sì, Infatti i soldi verrebbero presi non dalle tasche, ma dalla cassaforte degli italiani. E, e, e L'italiano sarebbe più contento, secondo noi. Anche perché per cifre così piccole in realtà. Poi sono interamente all'interno delle normali fluttuazioni del rendimento dei titoli. Quindi, non, eh, abbiamo fatto gli esempi numerici, sono messo fermo, insomma, ma, eh, mentre invece la riduzione del reddito sarebbe più consistente e più, e più percepita. Ma soprattutto la ricchezza finanziaria è una buona approssimazione di quella totale. Cioè, se uno ha una grande ricchezza finanziaria, e eh, eh, ha anche una grande ricchezza immobiliare, è una, a poca ricchezza finanziaria al massimo la casa dove abita, che andrebbe comunque esentata per ovvi motivi. E, per cui, mettere, se la ricchezza finanziaria è la metà di quella totale, mettere un'imposta del 0,5% su quella totale o dell'1% su quella finanziaria è lo stesso, ma nel secondo caso i costi di esazione, come dicevo, sono molto più bassi. Um, vado avanti. Vai, vai. Ecco, dunque, vabbè, i vantaggi di questo piano sono ovvi. No? Sono, eh, tutti i primi tre sono ovvi: riduzione della disoccupazione, una maggiore domanda, nel senso che improvvisamente ci servono 26 miliardi di redditi in più. Il che questo forse gli economisti non lo sanno, ma... Eh, la ricchezza non fa parte dei PIL, invece i redditi sì. Quindi, trasformando 26 miliardi da ricchezza a reddito, si ottiene per il solo effetto di questa operazione contabile, diciamo, di questo trasferimento del, eh, dei portafogli dei contribuenti a, al pagamento di stipendi, fa aumentare di circa l'1% il PIL automaticamente. Senza contare gli effetti moltiplicativi, perché l'aumento della domanda fa crescere l'economia, insomma, le nostre stime eh, ci dicono che questa imposta potrebbe essere riassorbita nel giro di tre o cinque anni, in quanto l'aumento del PIL, dovuto all'aumento all dell'occupazione, al pagamento di questi nuovi stipendi, potrebbe aumentare il gettito fiscale che consentirebbe entro volendo, circa 3-5 anni di pagare queste nuove assunzioni con la fiscalità normale e volendo di, eh, abolire questa imposta di solidarietà. Si avrebbe ovviamente un miglioramento del funzionamento della pubblica amministrazione, si avrebbe un miglioramento della coesione sociale, nel senso che ci sarebbe una politica espressamente finalizzata alla solidarietà. E questo è eh, a mio avviso è una cosa importante, cioè non si chiederebbe di mettere, portare via i soldi delle tasche degli italiani per finanziare un'entità astratta e tendenzialmente ostile come lo Stato, ma per dare lavoro ai giovani, in particolare quei giovani figli di contribuenti che maggiormente contribuirebbero, che sono quelli che vanno a lavorare all'estero e i cui genitori non sono cose di cui i genitori di solito non sono soddisfatti. Soprattutto, sarebbe cioè, inoltre, c'è una riduzione delle fuga dei cervelli. Le fuga di cervelli che eh, ho, ho citato prima, questi 28.000 laureati bravi che vanno ogni anno all'estero, sono un costo per l'economia italiana molto difficile da valutare, ma certamente enorme. Se trovassero lavoro in Italia, sarebbe meglio per tutti compreso loro, ma compreso in generale l'economia italiana. Le critiche, allora, stando così le cose, perché qualcuno per è contrario? Le obiezioni che abbiamo ricevuto sono, e sono inconsistenti, sono le seguenti. La ricchezza è già stata tassata al momento della sua formazione, quindi tassando la ricchezza che è la somma di redditi percepiti e accumulati, ci sarebbero due volte questi, eh, questo cespite, la stessa somma sarebbe tassato due volte. È falso in primo luogo perché gran parte della ricchezza è ereditata, in secondo luogo, perché la maggior parte della ricchezza dei contribuenti ricchi viene da eh, non dai redditi del lavoro, ma da redditi del patrimonio. e eh, che sono tassati in modo non progressivo, quindi in realtà tassando è, 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 è difficile tassarli a livello di, di reddito perché i redditi possono essere spostati all'estero. Infatti, questo è il motivo per cui, in tutti i paesi storicamente si è avuto un crollo della, rispetto ai massimi storici degli anni 70, '60, '70, delle aliquote elevate delle imposte sui redditi che erano intorno al 70-80% anche negli Stati Uniti. La globalizzazione ha creato una concorrenza fra Stati tale per cui è difficile tassare i redditi elevati perché scappano all'estero, ma la ricchezza, può, la ricchezza, se intestata a un cittadino italiano, se anche all'estero, può essere tassata lo stesso. E quindi questi. Per dire, eh, Tassare i redditi che si sono accumulati una volta che sono diventati ricchezza, in realtà ricostituisce la progressività delle imposte e consente di introdurre, consentirebbe di introdurre liquide maggiori per quanto riguarda l'imposto sul reddito. Ma, ma tutto questo, in realtà, è irrilevante per cifre così basse come quelle di cui stiamo occupando qua. Adesso si sottraggono risorse all'economia nazionale. Non è vero perché. Sottrerebbe solo eh, eh, quella quota di questo 1% della ricchezza che sarebbe investita nell'economia nazionale e non sui mercati finanziari mondiali. Ma, appunto, come dicevo, in realtà tutto questo è irrilevante perché, data l'esiguità della somma, questo 1% massimo che qualcuno pagherebbe lo prenderebbe dal conto in banca, da quella. Presumibilmente avrà un conto in banca a scopo precauzionale insomma, per le piccole spese. Che per uno che beve un milioni di euro in banca vuol dire la nuova non però piccole spese per lui prenderebbe questa piccola cifra di 10.000 euro dal suo conto in banca, non ci sarebbe uno spostamento di grandi cespiti finanziari. Terza critica: si sono distorsioni nei mercati, ma di nuovo è una liquota bassa nel restare all'interno del margine normale di fluttuazione del rendimento dei titoli. Quindi qualcosa che capita tutti i giorni e che non, non viene citata come una fonte di turbativa dei mercati. Ehm, ma allora, perché? Perché la gente è il contrario? No, scusate, prima di venire alla, a quello che possiamo aspettarci, cioè che le obiezioni siano essenzialmente politiche, eh, io prima suggerivo che la gente, sarebbe, i contribuenti, i cittadini, gli italiani, il popolo, sarebbero favorevoli a una proposta di questo genere. E eh, che le cose essere così eh, ci era suggerito dalla letteratura sociologica. Ed economica in materia, che come dicevo, evidenzia come la propensione alla solidarietà sia molto elevata. Abbiamo commissionato un sondaggio nel 2021 e un sondaggio telefonico, quindi un con... campione rappresentativo, però un sondaggio telefonico con tutti i limiti di questa metodologia. Che però ci ha dato i risultati che ci attendevamo, e cioè che circa due terzi gli intervistati ritiene che sia giusto che lo Stato crei direttamente i posti di lavoro e il 58% degli intervistati è, è d'accordo con la nostra proposta che è stata esposta sinteticamente nel, nel sondaggio telefonico. È interessante notare che questo eh, appoggio alla proposta non dipende dal livello di vita. C'è una domanda che approssimava il livello di reddito dell'intervistato e veniva fuori che eh, non contrariamente a quello che qualcuno potrebbe ingenuamente pensare non è vero che i poveri sono favorevoli i ricchi contrari sono tutti favorevoli indipendentemente dalla, dalla condizione economica e quindi perché questa proposta non viene abbiamo molte difficoltà di fodderla per esempio perché non viene accettata io penso per motivi politici che sono abbastanza evidenti, no? Cioè, le, è pieno di gente che non vuole che lo Stato funzioni bene, non necessariamente illegalmente, ma è, è evidente che se la sanità pubblica funziona bene, quella privata funziona come dire, non dico meno bene, ma fai meno soldi, no? E la stessa cosa vale per moltissimi settori. Adesso si parla di privatizzare quel poco che resta ancora di imprese pubbliche, ora se qualche privato le compra perché pensa di fare dei profitti che Potrebbe invece fare lo Stato. Ancora più preoccupante, secondo noi, è che c'è molta gente che non vuole che si deduca la disoccupazione. L'elevato livello di disoccupazione consente di pagare poco il lavoro. Se, eh, il, quel poco che è stato fatto dopo il decreto di dignità, che poi è stato abolito, aveva effettivamente ridotto in modo significativo. La possibilità di assumere il nero e di eh, pagare pochi lavoratori. Ora, eh, se lo Stato improvvisamente domanda un milione di lavoratori in più, è chiaro che il, il fattore lavoro si rafforza sul mercato del lavoro. E ora, eh, di nuovo, a contrario, questo vuol dire che il fatto che non si vuole assumere gente nella pubblica amministrazione, Voluto da chi non vuole che lo Stato funzioni bene e da chi non vuole che la disoccupazione sia più bassa, a contrario di nuovo, quindi un piano di questo genere è fondamentale. Sottolineo fondamentale, per chi invece vuole che lo Stato funzioni bene e la disoccupazione sia bassa. Fondamentale, perché un piano, come abbiamo visto, realistico e praticabile, quindi, contro il quale è difficile sollevare ambizioni tecniche e quindi verrebbero se questo piano venisse avanzato in modo consistente verrebbero la luce Verrebbe luce il fatto che le obiezioni sono politiche di classe diciamo. e qui c'è un discorso che è un po' tardi quindi non approfondisco ma c'è una specie di egemonia da parte di chi, non vuole, di chi vuole difendere a tutti i costi i patrimoni. I ricchi probabilmente sarebbero disposti a pagare questa imposta, sono i loro servi che invece hanno più obiezioni. E, 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 e. I luoghi comuni, come per esempio, appunto, non l'imposta patrimoniale perché ci portano via la casa, oppure i pubblici dipendenti, i travezzano troppi, eccetera, filtrano attraverso. Il, comport il, il comportamento, spesso cioè, ciò cioè, che scrivono o dicono i media, non cioè, necessariamente di regime, ma i media in, 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 rozzi che abbiamo in Italia. E questo dovrebbe, come dire, indurre anche la sinistra ad essere più attenta a filtrare le notizie e a fare attenzione a che i luoghi comuni su queste cose in qualche modo non arrivino, non penetrino anche all'interno delle coscienze di sinistra. Ehm, Concludo con un discorso sull'imposta patrimoniale. Nel nostro gruppo alcuni ritengono che un punto fondamentale sia l'assunzione di milioni di pubblici dipendenti eh, che potrebbe essere finanziata anche con altri metodi, lotta all'evasione fiscale, aumento dell'IRPEF, eccetera. Altri invece, fra cui io, ritengono che sia assolutamente essenziale un'imposta patrimoniale e che proprio perché questo piano avrebbe l'appoggio di gran parte dell'opinione pubblica, potrebbe essere un buon modo per far passare il principio fondamentale che è sostenuto sempre più da molti a livello mondiale, che è necessaria un'imposta sui, sui patrimoni. E approfondisco leggermente questo. Se si vuole fare una politica di sinistra, occorrono risorse aggiuntive. Non si può aumentare l'IRPEF. Non si può aumentare l'IVA, non si può aumentare il debito, la lotta e è giusta, ma sottrae risorse invece di introdurle, perché se le grandi, eh, grandi imprese eludono il fisco, non le vadono. L'idraulico evade il fisco, se lo si obbliga a pagare, a pagare le tasse, aumentano i prezzi e ci sarà meno domanda per l'evolvio dell'idraulico, ci saranno meno risorse, un po'... Avanti, veloce, diciamo questo, quindi le, le, non ci saranno risorse aggiuntive nell'economia. Quindi, mentre invece la ricchezza, tassare la ricchezza introduce risorse aggiuntive nell'economia. E, e questo è il motivo per cui questa, questo problema non è più eludibile. Eh, ho finito eh, con questa vignetta di Altar, non dobbiamo pensare in questo modo, vedo a sinistra una certa pigrizia. Per cui ci scrogiola il fatto che la soluzione non c'è e quindi bisogna lottare sui grandi principi, sulle questioni non sociali ma di costume, eh, per la pace, tutte cose molto giuste, però sarebbe più opportuno che la sinistra riprendesse la capacità di fare proposte pratiche, di grande respiro e eh, praticabili. Appunto. Grazie. Ho finito grazie, grazie mille eh, guido è mh, una lezione chiara persuasiva eh, la tua vostra proposta costituisce secondo me una leva straordinaria per cambiare un aspetto fondamentale della vita economica sociale amministrativa del nostro paese e quindi una, una soluzione importante per arrestare il declino, il declino perché di questo dobbiamo parlare dell'Italia. Allora, io ehm, apro la discussione, mh, mi riservo di fare qualche minuto, darei la parola ai nostri ospiti. Prego, chi vuole intervenire? Ma vedo che non c'è una grande eh, ressa mh, che vuole intervenire. Eh, capisco che il tema eh, diciamo, non, eh, non è di grande suggestione, ma questo per ignoranza, eh, diciamo, ignoranza diffusa eh, nel, nel pubblico italiano. E nella sinistra in particolare più colpevolmente eh, ed è invece mh, un tema un tema che io considero strategico eh, che io considero strategico ad ogni modo eh, diciamo il numero dei partecipanti attuali molti mi hanno mi hanno scritto eh, della loro impossibilità a partecipare quindi vengono meno persone che solitamente danno vita al dibattito eh, in queste elezioni io però Vorrei, diciamo, riprendere alcune delle ultime considerazioni svolte eh, da Guido eh, per eh, diciamo, eh, suggerirne o comunque confermarne anche eh, confermare alcune, alcune sue. Eh, in effetti, diciamo che eh, i settori più consapevoli, più strategicamente consapevoli del capitalismo, non solo italiano. Eh, sono favorevoli alla disoccupazione, lavorano per crearla, perché in questo modo possono ricattare la forza lavoro occupata e piegarla sotto il profilo contrattuale e delle condizioni di lavoro. Perché la minaccia della disoccupazione è un deterrente fondamentale no? che, che costringe alla resa, alla subordinazione. Al timore sociale da parte degli occupati quindi eh, questo eh, nella diciamo la eh, però per quanto riguarda eh, la scarsa popolarità della, della proposta ragionevolissima secondo me molto realistica no eh, elaborata da, da ortone dal, dal suo gruppo eh, c'è una secondo me un, gra un, un grande rilievo ha eh, eh, la scarsa, la scarsa eh, eh, popolarità comunicativa, o comunque, se vogliamo, i pochi mezzi a disposizione di questi studiosi di farla circolare ampiamente presso l'opinione pubblica e soprattutto di farla comprendere perché molti, molti confondono. Il prelievo sulla ricchezza con il prelievo sul reddito. Eh, questo per, per ragioni di ignoranza delle differenze terminologiche nel linguaggio, nel linguaggio economico. Eh, perché questa sulla, sui patrimoni, diciamo, eh, depositati e inerti eh, nelle banche grandi risparmi. E, e, diciamo eh, tirare fuori delle somme delle somme, non solo è possibile, ma è, è assolutamente impercepibile no? da parte delle, delle famiglie, soprattutto delle famiglie, eh, diciamo, eh, abbienti. Allora, questo secondo me, è, 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 è la possibilità, diciamo, di una di una eh, eh, realizzazione di un tale progetto così, così importante. Tra l'altro, in, in un suo scritto, Guido ha chiarito che in cinque anni, con dei concorsi pubblici no, eh, a cui partecipano eh, ogni anno, eh, 250.000, no? 250 credo. Eh, laureati, sarebbe possibile coprire no? il fabbisogno, eh, coprire, cioè eh, occupare un milione di, eh, di giovani laureati in, nel, nel giro di cinque anni, no? tempi abbastanza brevi, considerate diciamo, l'inerzia riformatrice del centro politico italiano. Allora, eh, naturalmente, quindi stavo dicendo che è uno dei problemi fondamentali. Dipende dalla nostra stampa, eh, forse la più eh, corrotta, eh, servile e eh, eh, faziosa stampa eh, d'Europa eh, è anche quella che davvero serve, serve meno eh, gli, interessi, gli interessi del Paese. Ma eh, dovremmo, dovremmo poter contare su una stampa democratica e forse anche su qualche partito io cercherò di fare la mia parte per la verità avevo anche cercato di farla eh, diciamo durante l'ultima campagna elettorale eh, delle politiche eh, senza, senza grande fortuna perché c'è anche eh, poi eh, finisco eh, un problema di insensibilità eh, culturale del ceto politico no? che non non riesce a capire mh, la, potenza, la potenza di una simile proposta che eh, raccoglierebbe davvero tanto, tanto consenso e soprattutto tra le famiglie dei giovani, dei giovani laureati, oltre che nel, diciamo, nell'opinione pubblica più generale. Posso intervenire? Vai Gregorio. Niente, sono perfettamente convinto. Intanto la lezione è molto bella, è convinto di quello che dici. Il discorso sarebbe lungo, ma faccio una domanda brevissima: cosa si può fare per far capire l'utilità, da un lato, della, di un maggiore mh, diciamo, ampliamento del, del pubblico impiego, ma anche l'efficienza? Perché il discorso è partito, come giustamente ricordavi, dagli anni Ottanta, il riganismo, lo Stato come problema. In Italia un momento importante sono state le privatizzazioni, con l'argomento discutibile in mo per molti aspetti della inefficienza di ciò che è, è, è dello Stato, e dunque bisognerebbe ricostruire anzitutto un senso comune relativo, ripeto, alla utilità ed efficienza cosa si può fare per riprendere questo discorso eh, rispondo di, direttamente eh, eh, è un bel problema c'è un po di schizottigna in giro no perché al limite sulla stessa pagina dello stesso giornale compaiono le proteste perché manca il personale negli ospedali mettiamo e un discorso sul fatto che i pubblici dipendenti lavorano poco, sono inefficienti, eccetera. Eh, sarebbe necessario un serio lavoro di ricerca. Noi non possiamo farlo, siamo un gruppo di eh, cercatori, per lo più, di professori per lo più in pensione, non abbiamo accesso a fondi di ricerca, ma la ricerca che andrebbe fatta, che sarebbe bene che qualcuno di sinistra che invece ha accesso, fondi di ricerca la promuovesse dovrebbe essere una eh, cercare vedere sul territorio espressamente quali quante sono le carenze nella pubblica amministrazione quantificarle e qualificarle uno del nostro gruppo eh, forges avanzati fatto, sta facendo un lavoro di questo genere per il sud eh, più in generale eh, Qualche anno fa Cottarelli aveva fatto una molto propagandata spending review sull'eccesso di personale nella pubblica amministrazione e aveva trovato, se sì, ricordo bene, circa 40.000, diciamo, circa uno, uno e mezzo, un po' più dell'1% di personale superfluo. Ora, eh, questa indagine era totalmente inutile perché valutava la possibilità di ridurre un po' Il numero di addetti per fare le cose che facevano ma il vero problema era fare le cose che non venivano fatte cioè dato il numero ridotto di pubblici dipendenti ciò che fanno è molto probabilmente molto al di sotto di ciò che occorrerebbe quindi occorrerebbe un serio lavoro di indagine per capire cosa dovrebbe fare di più cosa dovrebbe fare di più la pubblica amministrazione e quanti dipendenti occorrerebbero in più per fare queste cose nuove e per fare bene le cose vecchie? diciamo. Ora, questa indagine è sicuramente la portata di un governo. Anzi, sarebbe come dire quasi banale che un governo orientato a una politica di tipo socialdemocratico dovrebbe fare, sarebbe in grado di fare questa valutazione. Quindi, <coughs> probabilmente. la la cosa essenziale, il primo passo veramente essenziale, perché si possa ovviare i problemi che citavo, è che un serio governo di sinistra vinca le elezioni. E preliminare a questo è che esista a sinistra una volontà di operare su questo campo. Un, un recente incontro con un importante esponente, eh, anche intelligente, del PD... Parlando di queste cose, parlando in generale, insomma, della politica fiscale, ci ha detto: eh, siccome la politica fiscale è una cosa molto delicata, nel PD non se ne parla. Allora, fino a quando la sinistra cioè se <ride> questo, eh, eh, c'è poco da fare, no? Quindi eh. bisogna, come dire, avere dei partiti di sinistra eh, che, come diceva Lenin, sappiano studiare, poi studiare, poi studiare, poi verificare ciò che si è studiato. Capisco che non è soddisfacente come risposta, ma questa è la situazione in cui siamo. No, sono talmente convinto dell'importanza del tema che forse è il caso di ritornare anche in relazione al tema della politica fiscale. Perché se non si toccano questi due temi, non se ne esce, cioè, o meglio, si continua ad andare esatto. nella direzione. Infatti, non se ne esce. Non, non se ne esce. E quindi anche sfatare il problema che tutto ciò che è tolto, come dice con un'espressione orribile, dalle tasche degli italiani sia, sia sprecato. In realtà, insomma, il discorso è molto più complesso e andrebbe, andrebbe affrontato. Gra La ringrazio intanto perché è stata molto bella e molto utile. Grazie. Credo che Maurizio Franzini voglia dire qualcosa. Guido, una, una mano alzata. Eccomi, sì, sono, sono qua. Ciao. Mi sentite? Eh? Sì. Ok, scusate, un po' di corsa perché devo scappare. Di... No, volevo dire grazie, Guido. C'erano cioè, diverse cose su cui vale la pena di continuare a riflettere. Tra l'altro, in qualche misura abbiamo cominciato a farlo. Quindi... Okay. Però volevo dire tre cose, tre buone. Boh, so. Una era esattamente quella che si è ad anticipata adesso, cioè il problema di prestare attenzione anche alle questioni di utilizzo di queste risorse perché credo che una delle ragioni anche dell'avversione eh, sia proprio quella di quelli che noi chiamiamo i fallimenti dello Stato, cioè le forme di inefficienza di vario tipo che sono molto persuasive eh, dell'opinione pubblica e che dovrebbero affrontare. Tu dici che bisogna fare un'indagine così accurata, sì, questo si può fare, però secondo me se cominciamo anche a ragionare sui modelli organizzativi della pubblica amministrazione su quali sono, gli ambiti in cui la pubblica amministrazione è organizzata in modo tale da rendere eh, molto probabile un esito non efficiente, e a quello potrebbe essere un contributo. Quindi, insomma, il suggerimento mi sentirei di dare di accompagnare con un caveat di questo tipo le proposte sulle assunzioni, altrimenti solo il messaggio rischia di essere debole, di essere più forte in quella direzione. L'altra cosa che volevo dire riguarda no, La cosa che dicevi sull'evasione fiscale, un po' non mi cioè non mi piace tanto, nel senso che le ragioni per contrastare l'evasione fiscale possono essere diverse incluso quello di creare una maggiore equità, perché è chiaro che l'evasione fiscale tra l'altro discrimina tra chi fa l'evasore e chi non lo fa e eh, anche se questo comporta un qualche costo, credo che sia molto importante appunto una forma di fallimento dello Stato, quella di permettere l'evasione fiscale andrebbe, andrebbe, andrebbe combattuta meglio pensa quante cose si dicono eh, eh, per, come dire, rispondere alle inefficienze pensa al lavoro nero, no? Cioè, eh, il lavoro nero è una roba che si combatte non dando il radio di cittadinanza. Dico una cosa non è una cosa che si combatte creando delle istituzioni pubbliche che intervengono in maniera appropriata per prevenire fenomeni di questo genere. Quindi, un altro piccolo suggerimento che darei è di non mettere quella cosa sull'evasione fiscale che non va combattuta perché non dà le risorse, insomma ci sono altre motivazioni molto importanti che vanno secondo me nella direzione opposta. Va bene, poi ci sarebbero altre cose, ma vi ringrazio e, e poi ne, 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 ne riparleremo. Eh, sono d'accordo su tutto, eh, anzi ti ringrazio perché ascoltandoti mi rendo conto che eh, c'è un punto delicato che, su cui mi sono espresso male, cioè quello dell'evasione fiscale. Le mie idee, io ciò che volevo. Cioè, sono assolutamente d'accordo che va combattuta l'evasione fiscale e che ci sono ragioni di equità e, e tenuta del tessuto democratico che sono fondamentali. Il, la mia polemica era contro quelli che dicono: siccome l'evasione fiscale è di 100 miliardi, facciamo pagare le tasse a, eh, a chi non le paga, e in questo modo abbiamo 100 miliardi in più che entrano nell'economia. E non è così, non è, non è il toccasana. No? Questi 100 miliardi che entrano nell'economia da una parte, escono, però da un'altra. Quindi non sono 100 miliardi che adesso non esistono, che si, può, si possono portare all'esistenza. Eh, 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 ammetto che un discorso che presta ad equivoci, però, la mia idea era: è sbagliato dire: è inutile tassare la ricchezza perché basta ricorrere alla lotta all'evasione fiscale invece non è così sulla okay. questione del, dell'efficienza eccetera c'è anche un pezzo in una diapositiva forse di quello che abbiamo saltato nei nostri documenti c'è questo sottolineare il fatto che l'aumento del personale e il miglioramento dell'utilizzo del personale stesso quindi la riforma della pubblica amministrazione sono complementari e non alternativi devono andare insieme però come dire, hai fatto bene a eh, ricordarmelo perché è un altro punto su cui è facile equivocare. Ok, io devo andare, ti saluto, ti saluto, ciao, ti sì. ringrazio, ci risentiamo. Ciao, sì. ciao. Beh, se non c'è più nessuno, prima che siamo. Comunque voglio un sì, indirizzo, se qualcuno è interessato a approfondire il discorso e ricevere della documentazione, mi scriva e sarò lieto di rispondere e mandare una documentazione. Bene. Se non c'è nessun altro, possiamo. finire, immagino. Piero. non si sente più Piero ci senti? vabbè allora come dire forse visto che non c'è altri interventi mi arrogo io il diritto di chiudere la, la riunione se, se, se siete d'accordo perché mi pare che comunque abbiamo, abbiamo finito quindi vi saluto ripeto se qualcuno vuole scrivermi e sono molto lieto di rispondere. E a questo punto io lascio la riunione, penso che siete non sono in grado di chiuderla io, ma io vado. Saluti a tutti. Salve. mi sentite franco eh, non, riesco, non riesco a farmi sentire adesso vi vedo ma non no. come Ah, grazie e io purtroppo non ho... gli, gli telefonerò non, non. Il, non mi ubbidisce il... cioè sono eh, no 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 non... va bene grazie Franco grazie mille ciao ciao ciao